Buon pomeriggio, eccoci. Nuovo segno per questa settimana che va dal 6 al 12 di novembre. Allora, due passaggi fondamentali questa settimana. La Venere che cambia passo, passa dalla Vergine alla Bilancia, quindi perdono un attimo forza e segni di terra e la prendono i segni d'aria. E lo stesso per i segni di acqua, perdono forza i segni di acqua perché perderanno Mercurio che dallo Scorpione passerà al Sagittario, quindi perdono forza i segni di fuoco, che effettivamente segni di aria e segni di fuoco erano a zero. Vediamo qual è il prossimo segno. Non lo sappiamo, qua proprio non c'è segno e nemmeno qua, proprio a zero, non riesco a trovare un segno. Non ne vogliono sapere di uscire. Bilancia. La bilancia. Ecco qui il segno. Fateci caso, anche per la bilancia abbiamo l'arcano maggiore che lo rappresenta. Quindi abbiamo bisogno di equilibrio dopo tante tempeste. Abbiamo pesi e misure che cercano l'equivalenza. Abbiamo giustizia questa settimana. Vediamo un attimo. Abbiamo detto che la Venere passa in bilancia, tra l'altro, quindi bilancia che finalmente tira un grande respiro di sollievo. Non dimentichiamoci però che continua ad avere Plutone, quindi il pianeta del potere, in quadratura. Ok? Allora, bilancia, energia interna, il Sole, vabbè, energia esterna, il Cavaliere di Spade e il 6 di bastoni. Allora, perché è interessante? Perché abbiamo non solo l'arcano maggiore della bilancia, ci parla, ripeto, di giustizia, di equilibrio, eccetera, ma abbiamo il sole, quindi è una bilancia che è positiva e ottimista. Mira a raggiungere traguardi, mira a raggiungere vittorie. Vediamo a che proposito, chiaramente, però mi sembra molto equilibrata. L'eremita, il 5 di spade, il 3 di denari e il 7 di denari. È una bilancia che secondo me, dopo tanto logorio mentale, dopo tanto aver cercato anche altrove chiarimenti, dentro e fuori di sé soprattutto chiarimenti, comincia ad avvertire la positività di situazioni soprattutto lavorative. Ok? Quindi potrebbe essere entrate economiche, ma più che altro proprio la soddisfazione di dire sto seminando bene. Quindi mi sembra che questa giustizia lì, quel fondomazzo che abbiamo visto subito per indicarci segno della bilancia, ci indichi proprio il dire sono sulla strada giusta, raggiungo l'equilibrio perché sono sulla strada giusta, però adesso andiamo chiaramente a verificare. Il Cavaliere di Spade esternamente con questa lancia in resta mi parla di qualcuno che si muove verso di voi con grande impeto. 8 di spade, 7 di denari, fante di bastoni e anche qui il sole. Il sole è una delle carte più belle, no? Degli arcani. Indica, a parte il segno del leone, ma indica la vittoria, indica la positività, indica l'ottimismo, indica il bisogno di chiarimento e i chiarimenti. Quindi, secondo me, dopo un periodo di chiusura con l'esterno, si avrà la possibilità di chiarirsi, si avrà la possibilità, anche il Paggio di Bastoni ci parla di informazioni, messaggi, quindi ci sono in arrivo dei messaggi per quanto riguarda la bilancia.
Quello che è abbastanza interessante è la presenza del 7 di denari più volte ripetuto e di questo scambio, tra virgolette, di questo chiarimento, di questo grande ottimismo, quindi grande momento di positività per la bilancia. Continua a dire che si sente molto nel suo potere, che quando esce l'arcano maggiore tipico, mi sembra molto che si senta nel suo potere la bilancia questa settimana. O meno, arriva così. Adesso vediamo poi come sarà esattamente la settimana. Due volte il sole, bella questa carta. Belle proprio. Allora, bilancia, come sarà la tua settimana? Due di denari, ancora di equilibrio ci parlano le carte. La morte, regina di denari. Re di denari, quindi abbiamo qui una coppia, il diavolo e la forza, molto molto presente il segno del leone. Ma come ho detto, c'è una bilancia che si sente forte. La bilancia ha bisogno di ritrovare un equilibrio che aveva perso, sicuramente. Per farlo deve buttare giù una serie di più che altro forse deve trasformare tutta una serie di tossicità in positivo. Dovrebbe anche liberarsi da alcune forti emozioni che sente dentro. Talvolta sono fobie, paure, per qualcuno sono invece veri e propri vizi, che sono all'interno di matrimoni, quindi per molti bilancia questa settimana è proprio il matrimonio il motivo portante. Un matrimonio che ha bisogno di trasformazione, un matrimonio che ha bisogno di ritrovare per qualcuno la passionalità, per qualcuno invece ritrova l'equilibrio proprio a seguito di chiarimenti, proprio a seguito di delucidazioni, proprio a seguito di conversazioni. Se non è di matrimonio che parliamo, potrebbe essere di un rapporto con una persona con cui avete tantissime affinità, perché uscite proprio dello stesso segno. Per altri invece potrebbe essere una situazione lavorativa che è in forte evoluzione, ma è un'evoluzione drastica, particolarmente drastica, che magari forse all'inizio non volevate nemmeno, vi dico la verità, però ne avevate proprio paura, però invece alla fine è quella che vi porta a una presa di potere, una presa di, a parte la presa di coscienza che c'è in queste carte, è proprio una presa di potere. Ok, grande, forte, senso di dominio comunque in queste carte, oltre che di positività e di ottimismo, quindi forte ottimismo e positività per la bilancia, soprattutto per quanto riguarda eventuali matrimoni o rapporti con persone affini, che hanno subito una grandissima trasformazione migliorativa. Non escludo per qualche bilancia la presenza di una terza persona. Il chiarimento, nel senso il venire alla luce di questa terza persona, ok? Ma in generale, quello che viene alla luce questa settimana non è negativo, piuttosto invece ci rende più forti, bilancia, ricordiamocelo. Il tuo equilibrio viene migliorato da questa presa di coscienza, da questo chiarimento. Ok, adesso vediamo un attimo un oracolo per te. Lascia che la tua anima splenda e focalizzati sulla soluzione, illumina le parti buie. Illuminare continua ad essere la parola del giorno della bilancia, che ha il sole dappertutto, quindi chiarimenti. I chiarimenti vi porteranno alla vittoria, vi porteranno ad agire in maniera risolutiva, definitiva, trasformativa, migliorativa. Ho detto tutto. Focalizzatevi sulle soluzioni e soprattutto veramente lasciate che la vostra anima splenda
splenda. A volte Bilancia si tirano indietro, fanno sempre un passo indietro. Beh, non è il momento di fare passi indietro, Bilancia, piuttosto è il momento di fare vedere quanto valete. Per qualche Bilancia non escludo comunicazioni legali, comunque positive. Comunicazioni di cui tra l'altro avevate paura. Quindi quello non lo escludiamo. Allora, con quale segno si incontra questa settimana Bilancia? Con l'Ariete. Con Leone, ma il Leone non avevo dubbi perché è dappertutto. Allora, con l'Ariete ancora un 6 di bastoni e ancora un Leone, quindi c'è proprio il bisogno di aprire nuove porte, nuove occasioni. Lo si farà soprattutto con le persone del segno dell'Ariete che vi faranno trionfare, questo senso del trionfo. Fateci caso, non ci sono segni per i segni, giusto giusto per questi segni di terra. L'unico segno di terra che avevo visto era la Vergine. Però direi che dal punto di vista lavorativo, eccolo qua il Cancro, dal punto di vista lavorativo c'è nuovissimo impegno. Guardate quanto sono belle queste carte, che non ci danno il segno, ma ci danno un'evoluzione dall'asso al re. Quindi un ottimo inizio per quanto riguarda il campo lavorativo, grande trasformazione che abbiamo detto in atto, si va incontro a qualcosa di migliorativo. Il 5 di bastoni solitamente è una carta che ci parla di conflitti, e ce l'avete giusto giusto con un leone, il quale pensa di poter fare e disfare tutto, mi sembra, no? E che si muove piuttosto rapidamente, quindi molto presenti l'Ariete e il Leone in queste carte. Devo dire che a parte che l'acquario entriamo qui, però la Bilancia in qualche modo si apre a nuove occasioni con l'Ariete, soprattutto nuove positive occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, c'è un processo che va dall'inizio fino a un rapido excursus, un rapido avanzamento. Per quanto riguarda il segno del leone, vi dico la verità, qui c'è molto l'io del leone in queste carte, quindi potreste incontrare qualcuno che si muove verso di voi, ma con una forte conflittualità perché c'è voglia di dominarvi. Non sono sicura che gliela lascerete passare questa settimana. Ok, perfetto Bilancia, questo era il tuo dal 6 al 12 di novembre e noi ci vediamo settimana prossima. Bye bye.